una grande festa in casa Mai Cicero. Pesaro conquista, dopo la salvezza, il suo secondo obiettivo, quei playoff che sono un premio per il lavoro svolto in una storica annata da neopromossa. Dopo 3 sconfitte consecutive, le ragazze di Matteo Bertini tornano al successo e liquidano con un netto 3-0 Busto Arsizio. La UNET e Work non ha mai vinto in trasferta nel girone di ritorno e non riesce a sbloccarsi nemmeno al Pala Campanara. 25-22, 25-18 e 25-23 i parziali. Pesaro ha avuto più fame e nei finali di set non ha avuto pietà dell'avversaria. Jamila Nizetic è stata la trascinatrice principe con 16 punti. Positive sono state anche tutte le altre giocatrici del sestetto, mentre Busto è andata a corrente alternata. Diouf e Barsch hanno fatto male alla difesa locale, ma si sono spente quando la palla scottava. Pesaro ha vinto con il servizio e con un muro difesa impenetrabile. Le Locas hanno ritrovato, dopo la pausa, lo smalto dei giorni migliori e hanno messo in piedi una delle più belle prestazioni stagionali. Coach Mencarelli ha provato a ruotare le ragazze, ma la lotta di nervi ha premiato la Mai Cicero. Per il tecnico umbro, che vive a Urbino, è stato un ritorno amaro, anche se in tribuna era sostenuto da una ventina di parenti e amici. È un'emozione incredibile, siamo al settimo cielo davvero, perché è d'agosto che lavoriamo duramente in palestra, che diciamo che ci impegniamo sempre e questo secondo me ce lo siamo meritate tutte, tutti, noi giocatrici, allenatori, staff, tifosi, diciamo che è un obiettivo che ci speravamo davvero tantissimo.